serie dei grandi sceneggiati. Per quanto riguarda invece, tra l'altro bisogna dire anche un'altra cosa, che Luigi Di Gianni aveva come maestro anche Roberto Rossellini e Ernesto De Martino, grande etnologo, ed è autore di alcuni dei documentari migliori mai fatti in tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda l'esplorazione del mondo del meridione e della magia. Ci sono dei fenomeni del tarantismo, come piuttosto altre situazioni del meridione degli anni 50 e 60 che Luigi Di Gianni è riuscito a interpretare in maniera sublime, ma quello è un altro tipo di attività, mentre con Kafka rilegge la letteratura degli anni 20 e 30 d'area germanica in modo incredibile, assolutamente moderno. E qualcuno di voi avrà notato anche l'uso della musica. Nel 54 aveva 19 anni e usa Bartok, che non era così celebre come adesso. Liliana Cavani, tuttora attiva e sta girando la sua terza versione del Francesco d'Assisi, ha 83 anni, con questi due saggi devia dal suo percorso originale e si inserisce in un ambito più mitico. Se qualcuno di voi conosce la sua filmografia, vedrà che accanto all'indagine sul cristianesimo, delle origini, sulla povertà di Francesco, cerca di interpretare a modo suo il mito greco, in particolar modo in alcuni film come I Cannibali piuttosto che L'Ospite. Mentre per quanto riguarda il mito greco, e avete visto anche l'evoluzione del linguaggio cinematografico dal formalismo di ascendenza espressionistica di Gianni alla Nouvelle Vague di Emilio Greco, sono trascorsi solamente 10 anni, non molti, però Emilio Greco riesce subito a sintonizzarsi sui giovani di quell'epoca, precontestatari, e la leggerezza dei rapporti che intrattiene Delia Boccardo, un'attrice magnifica degli anni 70, è fantastico, il costume sessuale e sentimentale sta cambiando. Naturalmente poi ci sono tanti cartelli segnaletici cinefili, soprattutto riguardanti Godard, con i manifesti, anche con le citazioni inconsce, soprattutto l'uso della musica anche qui, che diventa commerciale, con i Rolling Stones. Mi sembra anche incredibile con quello che è successo ieri con la fidanzata di Mick Jagger, che si è inspiegabilmente suicidata, che noi qui omaggiamo i Rolling Stones. Io direi che basta così, troppo.